con il tecnico del Pisa Rolando Maran, consueto punto di avvicinamento verso le prime gare ufficiali. Il Pisa chiude un'altra settimana con un test con la Virtus Entella, una vittoria, qualche altro passo in avanti. Sì, ma le vittorie non, in questo momento non sono quelle che servono di più, serve trovare gamba. Ho cercato di mettere più minutaggio possibile a chi ne aveva bisogno, per cui questo è l'aspetto che contava di più questa settimana. Poi i risultati, ripeto, queste partite qua contano relativamente. Dobbiamo pensare a crescere, dobbiamo pensare a migliorarci ogni giorno, investire ogni pomeriggio su noi stessi, test amichevoli comprese, per cui al di là appunto dei risultati che contano relativamente, a me è bastato vedere l'impegno che hanno messo in una condizione che sta crescendo, e questo per me è la cosa che conta di più. Quanto sta entrando del credo di mister Maran in questa squadra che è ancora un cartiere aperto? Hai già risposto con l'ultima tua affermazione, nel senso che comunque stiamo cercando di mettere dentro man mano dei giocatori e farli inserire al loro arrivo, e questo non fa altro che insomma creare un po' di lavoro in più, però siamo qui per questo, sappiamo che c'è da lavorare molto e di inserire dei giocatori che andranno a formare questa rosa. Ultima domanda mister, un altro piccolo stop e poi inizia la prima settimana tipo della stagione, perché sabato prossimo è Coppa Italia. Sì, entriamo nel momento delle gare ufficiali e adesso cercheremo sicuramente ci arriveremo cercando di scaricare un po' il lavoro, tutti i lavori che abbiamo fatto, perché questa settimana insomma la doppia amichevole era fatta di proposito proprio per far fatica, per andare in fatica, per soffrire. Quindi dalla settimana prossima si farà sul serio e cercheremo di arriveremo senz'altro nel modo migliore. Grazie. Con Adam Nagy al termine del test con la Virtus Entella qua al Centro CONI, l'ultimo prima delle gare ufficiali, sabato prossimo arriva, sì, il Brescia, c'è la Coppa Italia. Sì, esatto, siamo quasi pronti per quella gara prossima settimana. Oggi abbiamo provato a fare tutta la roba che abbiamo preparato, perché loro hanno una buona squadra e giocano anche quasi come magari Brescia giocherà, quindi abbiamo provato a fare tutta la roba che mister e suo staff ha chiesto della nostra squadra. Magari abbiamo fatto un po' di fatica, però secondo me è normale, perché i ragazzi hanno fatto un buon preparazione, un buon pre-season, quindi magari oggi eravamo un po' più stanchi, però adesso abbiamo un giorno libero per riposarsi e poi dopo ricominciamo lunedì e siamo carichi di nuovo. Sei arrivato un po' in ritardo in ritiro, perché hai avuto qualche giorno di vacanza in più, meritato, anche perché in National League sei stato protagonista di un'impresa incredibile a Wembley. Com'è questo? Che clima hai trovato? Che gruppo hai trovato? Come ti stai inserendo in questo nuovo Pisa? Allora sì, la società era bravissimo perché mi hanno dato 2 settimane in più per quello che per la sosta per il nazionale, e subito quando rientrato ho visto che la squadra, soprattutto in quello periodo in rovetta, ha lavorato molto bene con prof, hanno fatto la corsa, la forza è molto molto bene, quindi però quello dobbiamo fare per forza, perché quello dà un base e così non facciamo fatica durante l'anno. Quindi ho trovato anche i ragazzi da settore giovanile, da primavera, e chi era in prestito e adesso sta con noi, tutti sono bravissimi, e adesso dobbiamo capire anche chi rimane, chi va via, e poi ripartiamo di là, però secondo me abbiamo una buona atmosfera dentro la spogliatoio.